Si chiamava Wrangler Hendrix, era un bambino di soli 8 anni di età, il quale purtroppo è morto in quanto è rimasto incastrato tra la lavatrice e l'asciugatrice. Il bambino stava giocando a nascondino, è rimasto purtroppo incastrato nei due elettrodomestici, quelli di cui poc'anzi vi ho accennato, ed è rimasto soffocato, si è verificato il soffocamento. Asfissia posizionale, è questa la, chiamiamola diagnosi, no? Che viene riportata sul Pippo, che ci informa del fatto che il bambino era felice, giocava, era amabile, era divertito, era allegro, era brioso, quando purtroppo c'è stato il soffocamento, c'è stato l'incastramento tra i due elettrodomestici, ed ecco che niente da fare. La morte si è verificata nel ragazzino in questione, che si è spento a soli 8 anni di età. Giovanissimo un bambino. Chissà quello che accadrà in futuro, non si sa. Certo è che questo bambino poteva magari eventualmente diventare, da qui a 10-15 anni, magari un medico, un dottore, un veterinario, un avvocato, una persona importante, insomma, ma che purtroppo non sarà niente di tutto questo. Da Leandro Narratori, da Rene Tutto, posso soltanto dire, Wrangler Hendrix, che tu possa riposare in pace. Amen.